pace e bene. Oggi ti racconto una storia. Vi era un uomo anziano, gravemente ammalato. Il suo parroco andò a visitarlo a casa. Appena entrato, notò una sedia vicino al suo letto, sistemata in una strana posizione. Allora il parroco chiese all'uomo: «Ma che cosa ti serve quella sedia?» E l'uomo, sorridendo: «Sa, padre, io immagino che lì ci sia Gesù seduto su quella sedia e, per esempio, prima che lei arrivasse, gli stavo parlando. Per anni avevo trovato estremamente difficile la preghiera, finché un amico mi spiegò che la preghiera consiste nel parlare con Gesù. Così ora immagino Gesù seduto su una sedia di fronte a me e io gli parlo e poi ascolto cosa mi dice in risposta. Da allora non ho più avuto difficoltà nel pregare». Qualche giorno dopo, la figlia dell'anziano signore si presentò dal parroco in chiesa per informarlo che suo padre era morto. Disse: «Padre, l'ho lasciato solo per un paio d'ore. Quando sono tornata nella stanza, l'ho trovato morto, con la testa appoggiata sulla sedia vuota che voleva sempre accanto al suo letto». Morale della storia: pregare è elevare l'anima a Dio rivolgendogli pensiero e sentimento. Potremmo dire che la preghiera è principalmente una cosa del cuore, da non ridurre a fredde pratiche o a vuote parole. Riscopriamo dunque la bellezza dell'intimità con Dio, presente nel nostro cuore, ritagliandoci ogni giorno alcuni minuti per pregare. Diamo così modo anche alla nostra anima di respirare. Che il buon Dio vi benedica.